la bellezza di un costume antico, la maestria di tessitori artigiani, la magia del cinema, il master, la stoffa dei sogni, l'apertura di un nuovo mercato. Un mix di suggestioni sorto dall'intuizione di Confartigianato Imprese Prato e dalla collaborazione con Manifatture Digitali Cinema e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Napoli, per un risultato sorprendente e straordinario: la perfetta riproduzione del vestito funebre di Isabella d'Aragona. La ricostruzione di questo tessuto è stata particolarmente complessa, soprattutto per le caratteristiche e l'analisi del tessuto. L'analisi del tessuto consiste nel controllare quanti fili ci sono al centimetro, quante trame ci sono al centimetro, che larghezza al partner, che altezza, e confrontarlo con la legislazione del tempo, perché tutte le arti della seta avevano una legislazione che codificava esattamente questi numeri. La ricerca di Confartigianato è approdata alla tessitura Fratelli Poli. Tecnicamente a un certo punto abbiamo messo a punto il disegno, poi abbiamo messo a punto il colore e poi, bene o male, poi come per magia da una prova viene fuori quello che è il risultato finale. Dalla ricostruzione si è pensato di lavorare insieme alle aziende pratesi per ritessere un tessuto studiato, ridisegnato all'interno del master e poi sviluppato assieme alle aziende pratesi. Un mondo che Confartigianato Imprese Prato conosce molto bene. La ricchezza di questo abito, che normalmente sta nella capacità di confezionarlo, nella maestria di chi lo confeziona, qui la possiamo rivedere tutta anche nella realizzazione del tessuto. È un damascato eccezionale, riprodotto in una maniera unica, che credo soltanto le capacità del nostro mondo artigiano, dei nostri artigiani, ha potuto realizzare. Il master sui costumi antichi e la riproduzione dell'abito di Isabella d'Aragona, solo un primo passo. L'abito di Isabella è già un passo avanti rispetto a una produzione teorica. Si lavora per creare i presupposti per dare veramente un servizio a quell'industria del cinema e dell'audiovisivo che vuole lavorare sullo storico. Il mercato di riferimento è un mercato di eccellenza. Questi sono prodotti che non hanno prezzo. Un'apertura per mercati nuovi, a dimostrazione che il settore tessile, il nostro distretto tessile, non ha limiti, non soltanto negli spazi ovviamente relativi ai luoghi, ma neppure nel tempo, riproducendo ciò che era impensabile.